Quindi, cosa c'è qui? Questa classe, cosa ci dice? Ci dice intanto che stiamo definendo un tipo di dato, il tipo di dato che abbiamo deciso di chiamare MyPoint, mio punto. Questo rappresenta un punto nel piano, quindi ha due coordinate, che sono rappresentate da queste due variabili, x e y, che sono entrambe private per il solito discorso dell'information hiding. Inoltre, supponiamo che siano intere, potevano essere anche double, ma in questo esempio sono intere. E qui finisce la struttura del tipo di dato, la struttura interna. Quindi abbiamo parlato di tipi di dati strutturati, questo è un tipo di dato strutturato. All'interno contiene due valori, non solo uno. Uno di tipo intero, l'altro pure. Poi ci sono i metodi. Allora, i metodi che vedete qui da myPoint a setY normalmente non si scrivono neanche perché si dà per scontato che ci sono. Normalmente. Però non è detto che sia sempre così. Allora, myPoint rappresenta il costruttore di default della classe. MyPoint con due parametri. Interi, x e y invece è il costruttore non di default, cioè quello che permette di creare una istanza del punto con una data scissa x e una data ordinata y. Chi fornisce x e y non importa se verrà data, messa in utente, se la vediamo direttamente, no, non ci interessa, l'importante è che si possa fare. Poi c'è il metodo che restituisce x, get x. Infatti restituisce l'intero, il metodo setX che invece consente di andare a cambiare il valore di x, restituisce voi. Idem per la variabile y, getY, setY per leggere e scrivere la variabile y. E poi c'è un metodo setXY, non è descritto nel testo, però si capisce che questo metodo va a modificare contemporaneamente x e y. Poi il solito toString che restituisce l'oggetto in forma di stringa. E poi ci sono due metodi che sono distance e distance. Si chiamano nello stesso modo, però notate che hanno parametri diversi. Quindi sono metodi sovraccaricati, sovraccarichi, overloaded. Due metodi che calcolano il primo la distanza di un punto, note le sue coordinate x, y, dal punto corrente. Quindi c'è un punto corrente che è quello che sto definendo, creo l'istanza di un punto, e poi posso calcolare la distanza che quel punto ha da un altro punto di cui conosco le coordinate x, y. E il risultato è naturalmente un double. Poi c'è un metodo distance che calcola sempre la distanza del punto corrente da un altro punto, con la differenza che invece di conoscere le sue coordinate, conosco proprio il riferimento al punto. Another è un oggetto, quindi una variabile reference, che fa riferimento a un oggetto di tipo myPoint. Beh, allora, andiamo a vedere come si crea il codice di questa classe. E poi andiamo anche a leggere quello che viene richiesto dopo. Definisco la classe MyPoint, quindi public class MyPoint. Lo so che non si vede niente, quindi adesso ingrandisco. Poi vado a dichiarare due variabili x e y di tipo intero, sono variabili di distanza. Chiamano così private int x e private int y. Questo private lo deduco dal fatto che c'è questo meno davanti. Tutti gli altri sono invece public perché c'è il più. Ora vado a creare il costruttore di default. Quindi la sezione dei costruttori.
Il primo costruttore che vado a creare è il costruttore di default. Il costruttore ha lo stesso nome della classe, myPoint, non ha parametri e in più non ha codice, però ha le parentesi grasse. Creo un altro costruttore, public, myPoint, ha due parametri, parametro int x, e poi il parametro int y. Osservate che i costruttori non restituiscono alcun valore. Quindi dopo public, tra public e il nome del costruttore, non c'è il tipo restituito perché appunto non restituiscono niente. Public myPoint assegna alle variabili di istanza i valori dei parametri, quindi alla variabile div.x assegna x. Naturalmente, ripeto per l'ennesima volta, il fatto che io debba usare this è dovuto a questo, al fatto che sia i parametri sia le variabili di distanza hanno lo stesso nome. Questa è una convenzione che viene usata solitamente dai programmatori Java, ma non è obbligatorio farlo, ma noi lo facciamo. Quindi abbiamo due nomi che sono identici. Se non metto il this, quando viene eseguita questa istruzione, alla variabile x viene assegnata il valore della variabile x. Ma quale? Quella che viene trovata per prima. E qual è che viene trovata per prima? Questa. Quindi a x assegniamo se stessa. E quindi non facciamo nulla di utile. Invece, per fare riferimento non a questa variabile x, ma alla variabile distanza x, in questo caso di omonimia, cioè di nomi uguali, utilizzo this punto, che è l'oggetto implicito che fa riferimento a questo oggetto. Lo potete tradurre in questo oggetto.x. Stessa cosa con y. Vado avanti naturalmente a definire gli altri metodi. Abbiamo i metodi get e i metodi set. Quindi qua c'è la sezione dei getter e setter. Devo dirvi che mentre i metodi getter sono sempre tutti presenti, i metodi setter non è proprio sempre così. Dipende. Perché se ci sono delle variabili che io non voglio che vengano modificate, non definisco il metodo setter. Sulla lettura, la lettura non è un'operazione distruttiva perché leggo e il valore rimane inalterato. Se invece vado a modificare il valore di una variabile, distruggo il valore precedente. Questo potrebbe anche non essere un'operazione desiderata, cioè il programmatore potrebbe dire no, non voglio che vai a modificare questo dato. Getter setter, adesso qua li definiamo tutti, quindi molto semplice perché sono public, restituisce un intero int get x che restituisce X. Parlo e scrivo cose diverse, che è Y. Return Y. Qua non ho bisogno di usare this perché scrivendo X viene cercato qua dentro, in questo metodo, ma non si trova. E visto che non c'è qui, viene allora cercato qua tra le variabili di distanza. Public, void, set. Che succede? Set x, qua il parametro x che è il nuovo valore, e qui devo per forza usare this. Quindi a this.x assegno x. Vi faccio notare che il metodo setX è uguale a una parte di questo costruttore. E per quanto riguarda setY, è uguale, cambia solo la variabile. È il nome del metodo setY, int y, this.y uguale y. Gli altri metodi, metodo setXY, no?
Poi, mancano ancora, ecco, questo può creare qualche problema in più, ma relativamente, perché dobbiamo calcolare la distanza del punto, di questo punto, da un altro punto di coordinate x e y. Come si calcola la distanza? Ve lo ricordate, tra due punti di cui sono note le coordinate e una radice quadrata. Allora, vedete, questi sono due punti. Il primo ha coordinate x1, x1, più 1. Il secondo coordinate x2, y2. Noi abbiamo le coordinate sia del primo punto sia del secondo. Dobbiamo solo decidere qual è il primo e qual è il secondo. Ma comunque, non cambia il discorso. Non cambia l'ordine in cui scegliamo. Cioè, il risultato non cambia se cambiamo l'ordine dei punti. Ora, osservate che questo è un triangolo rettangolo. P1, P2, C, vedete? Rettangolo in C, quindi come si fa a calcolare la distanza? La distanza è l'ipotenusa. Allora, per il teorema di Pitagora, la distanza si calcola con la radice quadrata di cateto 1 più al quadrato, più cateto 2 al quadrato. Però, siccome noi non conosciamo la lunghezza dei lati, conosciamo i punti. Quindi che cos'è che dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Dobbiamo andare a calcolare, allora guardate, questo cateto qui, P1C, è praticamente la distanza tra x1 e x2. Quindi si fa x1 meno x2 o x2 meno x1 è totalmente differente al quadrato. E la stessa cosa si fa per calcolare il lato di 2c. Si fa la differenza tra y2 e y1 quadrato. Public, double, int x, virgola, int y. Supponiamo che, tanto per fissare le idee, il nostro punto sia P1, dis è P1, mentre il punto con le coordinate passate come parametri è P2. Quindi andiamo a scrivere, andiamo a calcolarci magari la distanza delle ascisse. Sto facendo più passaggi per aiutarvi a capire. Int dx è la distanza tra le due ascisse, quindi dx al quadrato. Vado a scrivere x dis punto x meno x, tutto questo al quadrato. Per calcolarlo al quadrato devo utilizzare la funzione, il metodo della classe map.pao di dis punto x meno x al quadrato, virgola 2. Ho calcolato la distanza delle due ascisse. Poi, int di y al quadrato è la stessa cosa, uguale, solo che vado a fare questo calcolo con le ordinate. Ora devo calcolare la radice quadrata della somma di questi due. Return, la somma dei due, di x q più di x di y q, tutto sotto radice quadrata. Devo utilizzare il metodo SQRT della classe MAT. Se andiamo a vedere il metodo PAU, restitution double. E siccome è un metodo per restitution double, allora non posso fargli restituire un int, quindi qua dovrò scrivere double consideriamo i seguenti due punti: il punto P, di cui conosciamo le coordinate x
ascissa e y ordinata, e poi il punto corrente che ho chiamato dis, le cui coordinate sono dis.x, dis.y. Vogliamo calcolare la distanza tra il punto P e il punto dis. Questa distanza è l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo che vedete di colore azzurro. Come si fa a calcolare questa distanza, cioè l'ipotenusa? Bisogna applicare il teorema di Pitagora. Per il teorema di Pitagora, l'ipotenusa di un triangolo rettangolo è uguale alla radice quadrata della somma dei quadrati dei due cateti. In questo esempio i due cateti sono dx e dy. Ora bisogna capire quanto valgono dx ed y, cioè come si possono esprimere in funzione delle coordinate che conosciamo, xy, dis.x, dis.y. Dx è l'intervallo, cioè la distanza, l'intervallo, la distanza tra dis.x e x, quindi si può scrivere come dis.x meno x. Analogamente, dy è la distanza tra y e dis.y, che si può scrivere come y meno dis.y. Ora, siccome eleveremo tutto al quadrato, non ha nessuna importanza, cioè non cambia nulla se vado a calcolare y meno dis.y, che è un valore positivo, oppure il contrario, dis.y meno y, che è negativo. Infatti, elevando poi al quadrato diventa positivo. Quindi, concludendo, l'ipotenusa, cioè la distanza tra i due punti, è la radice quadrata di dis.x meno x alla seconda più dis.y meno y alla seconda. E vediamo l'ultimo, il parametro non è più un punto di cui non conosciamo più le coordinate in maniera esplicita, ma le conosciamo lo stesso perché abbiamo il riferimento al punto. E qui devo fare più o meno la stessa cosa, solo che x e y non si chiameranno più così. Come si chiameranno? Another.x e another. Perché io sono all'interno della classe, my point, e quando sono all'interno della classe posso accedere alle variabili di distanza. Manca anche il nostro amico toString, lo metto al fondo, eh? Questo è sempre bene che ci sia. Il metodo toString è sempre un metodo public. Adesso qui c'è una stringa. Non ha parametri e restituisce una stringa costituita da aperta quadra, anzi, nome della classe, my point, aperta quadra, poi nome della prima variabile x uguale seguito dal valore della variabile x. Qua posso mettere tutto sulla stessa linea perché sono solo due, seguito da virgola, spazio, nome della seconda variabile uguale più y, più parentesi grafo, quadra chiusa, punteria, chiocciola, override. E poi vedremo cosa vuol dire appena iniziamo a parlare di ereditarietà.